Sono Luana Tommi e la mia azienda si trova nel comune di Massa Marittima, all'interno del Parco delle Colline Metallifere. Abito qui in questa azienda agricola da sempre praticamente, perché quando sono arrivata ero piccolissima, avevo circa 3 anni. Gestisco questa azienda insieme ai miei 2 bracci importanti, che sono mio marito Rossano e mio figlio Marco, e tutti e 3 cerchiamo di costruire anche cose nuove, di restare al passo con i tempi, e questo coltivando grani antichi. Sembra un po' buffo dirlo, però è così. Grano duro, grano Senator Cappelli, una qualità che ho riscoperto da circa 7 anni a questa parte, grazie ad Alessio Guazzini, che è riuscito a recuperare il seme. Ero nella mia oliveta, stavo facendo la potatura degli olivi, arrivò Alessio, mi disse: facciamo un'associazione, una rete di imprese? E io dissi sì. Quindi è iniziato da lì il sogno, che poi appunto si è trasformato nel progetto integrato di filiera, e quindi ecco che ognuno, ogni azienda ha avuto modo poi di realizzare i propri progetti, piccoli come il mio o più grandi. Io avevo bisogno in quel momento di una nuova seminatrice e di un nuovo Morgane, e quindi ho colto l'occasione e ho fatto l'investimento. La filiera per me è stata fondamentale. L'essere nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere innanzitutto ci identifica, ci dà una forza, ci dà anche un coraggio, e ci permette anche di accedere a risorse che da soli non potremmo mai intercettare. Naturalmente essere nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere evidenzia anche un altro aspetto, che è quello della bellezza della natura, perché qui abbiamo veramente montagna e mare, collina, pianura, e quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta, dell'angolo più bello da visitare.